Uno stanziamento così non si era mai visto. Beh, non si è mai visto in così poco tempo, con così grande attenzione a tutti i territori colpiti, soprattutto tenendo conto sia dei danni al patrimonio pubblico che dei danni al patrimonio privati e quindi anche delle attività produttive. Credo che sia veramente un bel segnale. È un riparto 2019 a cui seguiranno, grazie ai grandi stanziamenti che ci sono stati riconosciuti dal governo, anche altri 100 milioni nel 2020 e altri 100 milioni nel 2021. Possiamo dire che in questo modo si va a risolvere definitivamente la problematica che si è creata? Beh, direi che in questo modo si affronta al meglio l'emergenza e il post-emergenza, come avevamo chiesto, e soprattutto cercheremo di fare tutto quello che è necessario per cercare di non solo ripristinare, ma anche fare degli interventi che possano migliorare la qualità della difesa delle nostre coste.